Pace bene, benvenuti al nostro appuntamento con la santità. Oggi, 21 ottobre, ricordiamo il beato Pino Puglisi. Ascoltiamo. Don Giuseppe Puglisi nasce a Brancaccio il 15 settembre 1937. Entra nel seminario diocesano di Palermo nel 1953 e viene ordinato sacerdote il 2 luglio 1960. Comincia così un fecondo ministero pastorale che lo porterà a guidare numerose parrocchie, ad essere confessore e a insegnare numerose scuole. Sin da questi primi anni segue in particolar modo i giovani e si interessa delle problematiche sociali dei quartieri più emarginati della città, anche attraverso i campi scuola, un percorso formativo esemplare dal punto di vista pedagogico e cristiano. Segue con attenzione i lavori del Concilio Vaticano II e ne diffonde subito i documenti tra i fedeli, con speciale riguardo al rinnovamento della liturgia, al ruolo dei laici, ai valori dell'ecumenismo e delle chiese locali. Il suo desiderio fu sempre quello di incarnare l'annunzio di Gesù Cristo nel territorio, assumendone tutti i problemi per farli propri della comunità cristiana. Il 1 ottobre 1970 viene nominato parroco di Godrano, un piccolo paese in provincia di Palermo, segnato da una sanguinosa faida, dove rimase fino al 31 luglio 1978, riuscendo a riconciliare le famiglie dilaniate dalla violenza con la forza del perdono. È stato fra gli animatori di numerosi movimenti, tra cui Presenza del Vangelo, Azione Cattolica, FUCI, Equipe Notre Dame, Camminare Insieme. Dal maggio del 1990 svolge il suo ministero sacerdotale anche presso la Casa Madonna dell'Accoglienza, a Bocca di Falco, dell'Opera Pia Cardinale Ruffini, in favore di giovani donne e ragazze madri in difficoltà. Il 29 settembre 1990 viene nominato parroco a San Gaetano, a Brancaccio, e dall'ottobre del 1992 assume anche l'incarico di direttore spirituale del corso propedeutico presso il Seminario Arcivescovile di Palermo. Il 29 gennaio 1993 inaugura a Brancaccio il Centro Padre Nostro, che diventa il punto di riferimento per i giovani e le famiglie del quartiere. In questo periodo viene aiutato anche da un gruppo di suore. Collabora con i laici della zona per rivendicare i diritti civili della borgata, denunciando collusioni e malaffari e subendo minacce e intimidazioni. Viene ucciso sotto casa, in piazzale Anita Garibaldi, il giorno del compleanno, 15 settembre 1993. È stata la sua attività pastorale, come è stato ricostruito anche dalle inchieste giudiziarie, a costituire il movente dell'omicidio, i cui esecutori e mandanti mafiosi sono stati arrestati e condannati, con sentenze definitive. Per questo, già subito dopo il delitto, numerose voci si sono levate per chiedere il riconoscimento del martirio. Dopo l'inchiesta del Tribunale Diocesano, a giugno del 2012, il Dicastero delle Cause dei Santi ha dato l'assenso finale alla promulgazione del decreto per il riconoscimento del martirio di Don Puglisi. Il 25 maggio 2013, la beatificazione al Foro Italico Umberto I di Palermo. Pino Puglisi, un sacerdote combattente contro la criminalità organizzata, così lo ricordava Papa Francesco parlando in Piazza San Pietro. Don Puglisi è stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente alla pastorale giovanile, educando i ragazzi secondo il Vangelo, vissuto, li sottraeva alla malavita e così questa ha cercato di sconfiggerlo, uccidendolo. In realtà però è lui chi ha vinto con Cristo risorto. E lo stesso Don Pino ci diceva: a questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso, in modo capillare, a scuola. È una battaglia contro la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell'uomo per soldi. La mentalità mafiosa è diversa dalla mafia, perché la mentalità mafiosa la possiamo avere tutti, quando tutto è asservito rispetto a un valore arbitrario, come per esempio il denaro, tutto come anche il valore della vita umana, delle persone. Allora oggi facciamo attenzione proprio a questo con un piccolo esame di coscienza. Non è che siamo anche noi un po' mafiosi nei nostri atteggiamenti, ossia non è che cerchiamo di imporre qualcosa con la violenza per un tornaconto calpestando gli altri che sono più deboli.
facciamo molta attenzione e parliamo di mentalità mafiosa, cerchiamo di sventarla in tutte le nostre relazioni e nei nostri modi di fare. Don Pino Puglisi prega per noi.